Ma ciao di nuovo qua, amici di Artshock. Ormai Achille Blini lo conoscete già perché questa è già la seconda che stiamo registrando. Vi ho portato un amico nuovo. La domanda è: il Tao è un'arte? La risposta è sì. La preghiera, la spiritualità è un'arte? Vivere bene è un'arte? La risposta è sì. E la prova è Achille, una delle prove, perché io ne conosco tante di persone, ma lui è veramente una persona che ve lo garantisco, io lo conosco da 150.000 anni e l'ho sempre trovato così, cioè entusiasta. E siccome io chiamo Emanuela e la mia iniziale è E, entusiasmo, mi piace da morire, entusiasmo etimologicamente vuol dire portare un Dio dentro di noi. Chiamalo come vuoi, chiamalo Dio, chiamalo Buddha, Piripacchio, Pastafariani, non importa, però devi avere qualcosa da portare dentro e se ci credi funziona. E adesso, zitta Manu, parla Achille. Dacci qualche ragguaglio su questo Natale che non deve essere un Natale triste, non deve essere un Natale dove tutti pensano che gli altri sono felici perché c'è la bella famiglia del Mulino Bianco, dove invece io lo voglio sottolineare, una famiglia per me è una mia carissima amica che è una signora anziana che sta crescendo, suo nipotino, perché i suoi figli, purtroppo sua figlia e il suo genero, hanno avuto dei problemi e sono morti di una malattia. E quindi questa è una famiglia. È una famiglia e non esiste la famiglia con appunto San Giuseppe, la Madonna, il bambinello, tutto del Mulino Bianco. Le famiglie sono molto più complicate, molto più belle e molto più vere. E soprattutto deve essere luogo dell'amore. E quindi, visto che parliamo di Natale e che festeggiamo questa veramente famiglia come luogo dell'amore, vorrei parlarvi di una nuova famiglia che si sta costituendo, che è la famiglia Dei gioiosi. dei gioiosi. Allora, è chiaro, dico delle cose scontate, è chiaro, eh? Esiste la famiglia biologica, e sappiamo cosa vuol dire, tutti ce l'abbiamo, più o meno numerosa, più o meno in vita, ed esiste la famiglia, secondo me, molto più importante, che io chiamo, ma mi viene chiamata dai maestri, la famiglia karmica. E per me la famiglia karmica siete tutti voi, qualsiasi persona, qualsiasi essere umano che abbia entusiasmo, cioè che abbia un Dio all'interno di sé, una scintilla divina, comunque uno lo intenda questo Dio, è la nostra famiglia karmica. E la famiglia karmica è una famiglia, diciamo così, estemporanea. Non è che deve durare per l'eternità tutta la vita, da un punto di vista materiale, di incontro visivo, tattile. Questo è la nostra macchina, il nostro strumento, il nostro vestito. Ma la famiglia spirituale ci fa incontrare nella vita per un E determinato periodo, rincontrare. rincontrare le persone incarnate che al momento ci serve, siamo tutti collegati, siamo tutti l'uno, non siamo altro che delle piccole molecole di un qualcosa di più grande. Certi maestri, Teresa di Calcutta, che io ho avuto modo di conoscere, di incontrare personalmente a Calcutta, dice proprio questa qui: noi siamo delle gocce in un mare, e il mare senza quella goccia sarebbe un mare diverso. E noi abbiamo le stesse qualità dell'oceano, pur essendo non essendo l'oceano. Un altro maestro, e cito delle cose, Cita, Yogananda, cita. dice: noi siamo come le onde del mare, l'onda non è il mare, ma ha la stessa qualità del mare. Per cui noi siamo tutti una famiglia. Volendo allargare il concetto, tutti gli esseri senzienti sono una famiglia a un certo livello, con gli esseri non senzienti, che sono gli animali. La parola dice anima, lì vuol dire che hanno un'anima, anche gli Certo, animali. guai, ti guardavo già storto perché guai se. Anche gli animali hanno un'anima. Ecco, Beh, qui Beethoven, abbiamo ci un bel abbiamo Beethoven, dopo vi cagnolino, facciamo conoscere Beethoven, i in un'altra puntata. vegetali, che fanno parte anche loro Cioè, della natura, i e anche i sassi. minerali, quelli che a noi sembrano oggetti inanimati, non è vero, sono vivi anche loro. È una qualità di energia che è anche la pietra, è Assolutamente. energia in modo diverso, per cui la famiglia, ecco, torniamo al Natale. Torniamo al Per Natale. esserci il Natale. Non Ci deve soffriamo. essere prima la morte, ma attendiamoci in che senso? Non la morte fisica, ma la morte di un qualcosa che è dentro di noi che non ci permette di manifestare quell'entusiasmo, quella scintilla divina che è dentro di noi. Nelle mie piccole esperienze in giro per il mondo, Ha girato tutto il mondo, Achille. cercavo questo.
cercavo certo il clima, l'alimentazione, il paesaggio, la storia, l'arte, la cultura, le ragazze anche. Ma diciamo la verità, perché qua siamo in una trasmissione di verità, fuffane, tentiamo, basta prendere canale 5. Ho avuto una fidanzata, una quasi moglie in Cina, una figlia in India, eccetera eccetera, e quello che mi piaceva riscontrare era la scintilla divina che era in ogni essere vivente, cioè calpestare per quanto possibile il sentiero con loro, condividere con loro la loro alimentazione, il loro modo di vivere, le loro esperienze anche da un punto di vista più spirituale. Senti un po', che abbiamo un minuto per salutare e ti volevo chiedere questa cosa: ci si può salvare da soli o veramente, come dice la Mazzantini, nessuno si salva da solo? Allora, il percorso secondo me è singolare, nessuno può farlo al posto tuo, quello che è il tuo compito per cui ti sei incarnato spetta a te, ma guai pensare di poterlo fare da solo, siamo tutti uno, siamo tutti una famiglia, guai, ben vengano gli aiuti, se noi portiamo avanti il discorso, il percorso con più persone che condividono le stesse idee, facilitiamo la via, le oche volano così perché una dietro l'altra, si aiutano, sapete, no? Si rompono l'aria, esatto, c'è un'oca davanti che fa la più veloce, la più fatica, quelle dietro utilizzano lo spostamento da quelle dietro, noi dobbiamo imparare, il Tao ci insegna. Quindi ragazzi, aprite, spalancate le vostre ali, facciamo come le oche e adesso con questi bei consigli vi possiamo augurare veramente buon Natale. Buon Natale, buona rinascita. Chiamatelo come volete, buona rinascita. Buona rinascita. Ciao a tutti, ciao da Manu, ciao da Achille.